prepotente gli ultimi 5, se posso permettermi. Prego. E che quest'anno si terrà tra l'altro a dicembre a Torino. Mi diceva ieri sera Elena che si farà il 18 dicembre. Non si sa ancora bene la data, ma diciamo tra il 13 e il 14. 13 e il 14 dicembre, che è diciamo l'appuntamento annuale. L'appuntamento annuale in Italia per fare il punto sul Transmedia, quindi su che, lo stato dell'industria, le possibilità e compagnia bella. È anche una bella occasione, come è stata questa qui, dei laboratori dal basso, per conoscere diciamo, produttori internazionali e compagnia bella. Loro invitano ospiti di prestigio. Detto questo, sapete come mi piace accogliere i nostri docenti, quindi vi invito ad aiutarmi a dare il benvenuto a Elena Bona. Allora io vado a scaricare Clint nel frattempo e ritorno. Allora, buongiorno a tutti. Oggi guardiamo un po' a livello tecnico i software di montaggio interattivo, facendo però prima un po' una panoramica su alcuni, perché ormai ne stanno uscendo tanti, però sui più importanti che sono stati utilizzati fino ad oggi. Nella prima parte della mattinata, visto che adesso c'è stata una brevissima conversazione nella quale è venuto fuori che per esempio non si sa bene la differenza tra transmedia e crossmedia, io pensavo di saltare quella parte lì, invece magari la guardiamo un attimo. E rispetto alle vostre competenze, qualsiasi cosa io dica o non dica che voi vogliate approfondire, interrompetemi anche 40 volte, è bene andare a fondo sulle cose, tanto abbiamo tutta la giornata, anche se è iniziata un'ora dopo, ma ce la possiamo fare. Sì, no, ma guarda che è uguale anche al nord su queste cose. E, così, prima di questo però mi piacerebbe sapere chi siete voi, cosa fate, perché siete qua. Quali sono le vostre competenze? Una roba rapida, ma... Parto. Vai. Sono Nico Angiuri, ho una formazione artistica, ho avuto a che fare con i documentari, però in una, diciamo, forma classica, quindi produzione, montaggio, presentazione, roba di testi. Mi occupo di videoarte, ultimamente lavoro su un progetto legato alla gestualità agricola e come cambia con la meccanizzazione. E sono qua perché sto cercando un po' di capire meglio questo strumento di web documento e come può essere utilizzato per raccontare anche e soprattutto su web dei progetti di ricerca, quindi capire che questo strumento ha disponibilità in una dimensione più social, diciamo così, più legata al web. Sono Maria, sono appena laureata in scienze della comunicazione. Sono più interessata all'ambito giornalistico, soprattutto quello d'inchiesta. Io sono Nico Capogna. Scusa, non Nico. Nico. Okay. Sono un montatore, qui sono un videomaker, qui perché faccio arte dietro un po' fra Roma e qui. Ho fatto il centro sperimentale. Insomma, sono interessato molto agli aspetti multimediali, diciamo, collegati al web soprattutto. Penso che questo fatto qui della trasmedialità, di queste interfacce web particolari, sia un buon strumento per lanciarsi anche in qualcosa di nuovo. Io sono Gabriella, e sono videomaker. E anche a me piacciono, cioè mi interessa comunque questo aspetto interattivo di raccontare una storia attraverso canali differenti. Io sono Martella e filmmaker, ho cominciato quest'anno. Basta. Sono Marco e sono sia architetto che appunto fotografo di carattere essenzialmente di reportage sociale e antropologico, e mi piacerebbe approcciarmi anche appunto al video, all'intervista, visto che in passato ho seguito un seminario sulla storia orale, quindi sull'intervista in profondità e l'uso nella microstoria, nella storia diciamo in generale, quindi
chiaramente poi sono interessato a queste tematiche, diciamo, digitali, insomma. A me, filmmaker è produttore indipendente, e adesso mi affaccio con curiosità verso questo web documentario per capire un po' come si può assicurare la nostra espressione artistica attraverso questa interfaccia. Io invece sono Elena e tutte le cose che ha detto Edoardo prima, aggiungo solo una cosa, che è questa, che nasco con, perché ne vado fiera, io nasco come story editor per le sceneggiature, quindi mi occupo del pre e del post, e ve lo dico anche perché appunto se ci sono anche dei dubbi rispetto alla scrittura di questi tipi di queste forme di web documentari, web reportage, campagna sociale, quello che sarà, insomma, le mie competenze sono sul montaggio, ma anche sulla scrittura del montaggio, ma anche sulla scrittura precedente. Ora, appunto, qualsiasi domanda interrompetemi, io vi ho fatto una piccola presentazione utilizzando Clint, che è il software. Perché non mi visualizza bene, che è il software che vi ho fatto scaricare. Allora, vediamo se lo riesco a tornare decente. Non lo devo mettere a schermo intero. No, lo metto a schermo intero, mi sfasa tutto. Spero che ci vediate qualcosa. Si vede un pochino. Sì. Possiamo abbassare forse un po' la luce, si serve. Ho le luci già. Ho utilizzato Clint proprio perché mi piacerebbe nella seconda parte, nel pomeriggio, dopo aver fatto appunto questa panoramica, iniziare ad utilizzarlo in modo tale che voi iniziate a prendere confidenza, e così vedendo la presentazione ho iniziato a capire quali sono qua, essendo una presentazione le possibilità che vi ho messo sono veramente quelle minime, basilari, però almeno uno inizia a farsi un'idea. Qui avete scritto il sito transmedia.eu. Se volete segnarvelo, è appunto un sito in cui vengono monitorati, è un sito italiano per il quale collaboro e nel quale vengono mappati tutti i contenuti transmediali a livello mondiale. Per cui dicevo prima, ci sono tanti siti da seguire se siete interessati a queste forme, quindi se volete vi do qualche link. Il valore aggiunto di Transmedia EU dal mio punto di vista è il fatto che se c'è il sito francese che mappa i contenuti transmediali francesi, quello spagnolo che mappa i contenuti transmediali spagnoli, questo italiano, come diceva Andrea, visto che in Italia c'è veramente poca roba, allora guardiamo un po' dappertutto, poco la Germania devo dire perché tedesco mi manca. C'è qui anche la mia mail se ve la volete segnare, così anche finita questa formazione, se avete domande, volete andare avanti su dei progetti eccetera, io sono assolutamente disponibile. Allora, avete tutti scaricato Clint? Sì. Ok, vi faccio utilizzare Clint per due motivi fondamentali. Il primo è legato alla fattibilità, nel senso che ce ne sono altri di software interessanti da vedere, ma Clint offre all'oggi questa possibilità di scaricare la versione prova gratuita per 14 giorni, per cui direi che questa è una roba fondamentale. E poi perché con Clint ci sono tutta una serie di possibilità e ci sono tutta una serie di features che sono simili agli altri programmi di montaggio interattivo, per cui una volta che avete capito Clint
se dovete passare poi a Genki o altri software di montaggio interattivo, comunque avete capito abbastanza qual è il modo in cui funzionano, e quindi non vi sarà così difficile passare da, da uno all'altro. Allora facciamo appunto prima una piccola panoramica e vi chiedo di fermarmi laddove c'è un vuoto. Sulla parte che pensavo di saltare, cioè un po' la definizione di contenuto, io ho intitolato questa cosa contenuto fattuale interattivo transmediale. Cerchiamo di capire che cosa significa nelle sue varie insomma nelle sue varie parti. Fattuale, e non è detto che sia così, io mi occupo di quello, ma può anche non essere fattuale. Fattuale evidentemente deriva da philos e significa qualche cosa che è relativo a una determinata realtà, quindi non c'è finzione, ma qui devo mettere subito un asterisco, c'è sempre una finzione, c'è sempre uno sguardo, quindi anche per quello che riguarda appunto le inchieste giornalistiche che vogliono porsi come oggettive eccetera, bisogna comunque avere sempre la consapevolezza e l'onestà di dirsi lo sto guardando io con il mio sguardo, quindi non sarà mai la realtà, sarà un racconto della realtà. E questa cosa secondo me per onestà intellettuale è sempre bene ricordarsela e nel caso dichiararla. Interattivo, sapete, immagino cosa voglia dire, quindi che presenta reciprocità d'azione. Con l'avvento del web.0 l'interattività si fa molto più interattiva, per cui se abbiamo avuto il passaggio da accendo e spengo lo schermo della televisione, quella era una volta l'interattività più grossa che si potesse avere, cambio canale, a avere una scelta di percorso all'interno del contenuto. Con il web 2.0 la grande rivoluzione è che l'utente può non solo scegliere di vedere una parte piuttosto che un'altra, ma può generare dei contenuti che vengono messi all'interno di quest'opera. All'interno di quest'opera in cui ovviamente l'autore e il produttore in qualche modo dettano una cornice, un confine, però l'utente, l'internauta stesso ha la possibilità di intervenire e postare, tra virgolette, in forma di video, di commento testuale, di immagine, di audio, i propri contenuti e quindi entrare a far parte del, come dire, dell'opera artistica, vogliamo chiamarla. Chiamiamola come vogliamo. Transmediale, eccoci qua. Transmediale e crossmediale non vogliono dire la stessa cosa, non so se riuscite a leggere. All'inizio le prime opere in questo senso erano sicuramente crossmediali. Crossmediale significa sì che attraversa diversi media, sì che c'è un contenuto che attraversa la televisione, il tablet, la radio, il giornale, tutto quello che volete, ma è sempre lo stesso contenuto. Allora io posso vedere su internet, posso rivedere su internet una puntata di non lo so che trasmissione che è stata data alla televisione e posso poi, che ne so, leggere sul giornale queste cose qua, ma è sempre lo stesso contenuto. Quindi sì, è interessante, nel senso che io posso vedere dopo le cose che sono state fatte prima, però non c'è davvero un valore aggiunto. Il passo avanti che è stato fatto e che dà davvero un valore aggiunto è stato fatto con il transmediale, perché abbiamo sempre uno stesso contenuto su diversi media, su diverse piattaforme, ma viene declinato diversamente. Quindi io ho un tema, un mood, uno stile, una marca autoriale, un contenuto che è sempre lo stesso, ma rispetto alla piattaforma su cui lo vado a mettere cambio il tipo di interattività, cambio magari il target a cui è rivolto, cambio
il colore, cambio quello che voglio. Questo significa che appunto io non ho una puntata della SOS Tata che posso poi guardarmi anche su internet, ma ho per esempio, ma possiamo citare 8 miliardi di esempi, ho per esempio un documentario cinematografico che io posso andare a vedere al cinema, e ho poi un web documentario che non è fatto come il documentario, al di là del fatto che non deve essere lineare, può esserlo, ma allora lì siamo nel cross mediale. Per essere transmediale non deve essere lineare, è interattivo. Io metto lì magari tutta una serie di sequenze che nel documentario non potevano essere ospitate, ma non solo per una questione di lunghezza, perché è ovvio che nel web documentario io posso fare ore e ore e ore di immagini, video, audio, eccetera. Sicuramente non è quello che mi deve spingere a costruire un web documentario, ma deve essere uno spirito diverso, un ricercare un coinvolgimento diverso da parte dello spettatore, che non deve essere più spettatore, non deve essere più una fruizione passiva. Posso allo stesso tempo fare un videogioco per il tablet, in cui un videogioco sociale per il tablet in cui si affrontano gli stessi discorsi ma in maniera diversa. Posso fare un libro che poi io, grazie alla realtà aumentata, inquadro il disegnino sul libro con il mio cellulare e mi parte il video. Posso fare tutto quello che mi viene in mente, posso fare una video installazione, posso fare... Allora, questo è transmediale, questo è il valore aggiunto, questo è quello a cui noi dovremmo tendere, perché se no è semplicemente copiare e incollare sulle varie piattaforme lo stesso contenuto, ma al di là del fatto che magari uno si annoia anche un po', non è un'azione, lo dico così come mi viene, non è un'azione così intelligente, perché io devo sempre, ogni volta che faccio ma qualsiasi cosa, che io scriva una roba, che io, quando io faccio un'azione comunicativa, devo sempre rapportarmi al target. Allora, spesso il target a cui mi rivolgo per un documentario cinematografico non è lo stesso target al quale io mi rivolgo per una fruizione sul cellulare. E io questa cosa qua devo sempre tenerla a mente. Io non posso chiedere che una persona si guardi, posso farlo, ma avrò un caso di successo su 2000 e neanche... Non posso chiedere che una persona si guardi il documentario sul cellulare. Devo dargli una roba diversa, devo declinare il mio stesso contenuto in una roba diversa. Questo significa anche che per i contenuti transmediali, e questa è una forza, è la difficoltà, ma è veramente una forza di questi tipi di contenuti, l'equipe è un'equipe davvero super allargata. Non c'è come nel documentario, in cui già c'è una grandissima equipe, però c'è il regista, c'è l'autore, c'è questo, c'è il fotografo, c'è la direzione delle luci, non c'è solo quello. C'è anche tutta una struttura gigante di grafici, di svariate personalità e professionalità che si devono incontrare. Il ruolo difficile è quello di coordinare tutte queste cose. Tutto chiaro? Ok. Allora, adesso che abbiamo fatto tutta questa bella introduzione, andiamo a vedere invece un pochino più nello specifico quali sono i software di montaggio interattivo. Non ve li ho messi tutti perché ne stanno uscendo 8000, però vi ho messo quelli, diciamo, più rappresentativi. Anzi, vi faccio, chissà se l'ho messo qua, tutta una parte che pensavo di lasciare indietro, per cui non l'ho riguardata, se è fatto male vi chiedo scusa. Visto che ho capito che magari ci sono ancora alcune parti lacunose, vi faccio, prima di entrare nel merito della tecnica e dei software, una brevissima, poi se sentite la necessità si può approfondire, ma giusto per farci un'idea, una brevissima
cronologia delle cose. Si inizia a parlare di cross-mediale e di transmediale più o meno nel 2008. Prima del 2008 le narrazioni fattuali interattive sono semplicissime. Si tratta di mappe interattive, di serious game e di portfolio, in cui l'interattività è un'interattività veramente abbastanza basilare, simile a quella del videogioco, non più quella della televisione, ok, però del videogioco o del sito internet. Per cui io qui vi ho messo degli esempi. Sei simpaticissimo, forse non ho la connessione. Guardo solo se abbiamo connessione oppure no. Una cosa, yes. Tu stai usando AIM 2001, no? Di connessione? Guarda. Qua mi ha ingigantito tutto, sì, non tu so più. 2001, mi sembra di sì. Allora ragazzi, voi usate Wind, l'altra connessione, ok? Non AIM 2001, lasciatela tutta... Io chiudo un po' di schede, magari riesce a lavorare meglio. Vediamo. Facciamo così. No, infatti magari è un problema mio. Infatti avrò messo, ma che me ne frega a me di questo. Ok, vi ho messo come esempio, ed è proprio solo un esempio, One Week in Gaza. Sì, comunque ci sono anche problemi di rete perché è lentissimo, che è una mappa interattiva. Adesso non so se riusciremo a vederlo, ma non è fondamentale. Sì. In cui io ho accesso appunto a una mappa rispetto alla data o alla zona in cui vado a cliccare, mi appaiono dei testi esplicativi. E quindi diciamo che appunto c'è un'interattività molto limitata che è funzionale, quindi non è una cosa da escludere rispetto al contenuto che io voglio mostrare, magari c'è, cioè, su questa cosa qua magari questo era il modo migliore di farlo, però c'è un'interattività limitata e diciamo un impiego concettuale limitato. Adesso, visto che ci sono questi problemi, vi non so perché ci sono questi problemi qua, ma non importa. Abbiamo, questo è molto carino, questo doveva essere fatto così sicuramente. Dwayne Hunt è un portfolio fotografico in cui io ho a disposizione non so quante fotografie di una giornata a caccia della balena. E cliccando sulle fotografie mi si aprono in schermo intero. Vedete, queste sono tutte le foto. Secondo me è bellissimo. E se io clicco a caso, ok, entro in una fotografia piuttosto che in un'altra. O posso entrare nei diversi personaggi e andare a vedere la scheda dei personaggi, eccetera. Questo è un portfolio fotografico. Anche qui è costruito, per carità, in base a delle immagini, però è molto simile all'interattività e alla disposizione dei contenuti che io ho in un sito internet. Dobbiamo invece sempre tenere a mente che per alcuni contenuti, come per questo, diciamo così, la struttura di un sito internet è quella ottimale. Ma se io voglio parlare davvero di web documentari o web reportage, c'è una differenza fondamentale tra quello che è la struttura di un sito internet e quella che è di un web doc o un web reportage, che è l'aspetto autoriale e che è il fatto di accompagnare lo spettatore.
ovvero io devo lasciargli sicuramente la libertà di andarsene a giro. Voglio andare di qua, voglio vedere questo, voglio intervistare quello, no? Fammi uscire, fammi andare a vedere l'approfondimento, ma non devo perderlo, non devo far sì che si senta frustrato dentro questo contenuto immenso in cui io clicco, poi torno indietro, poi rivado avanti. No, io gli devo dare un percorso. È un percorso ipertestuale, per cui l'utente, man mano che va avanti, può decidere di ramificare la sua passeggiata interattiva laddove vuole. Ma i web documentari più riusciti sono quelli in cui comunque, nonostante questa possibilità e questa grande libertà che si dà all'internauta, ospitano comunque una struttura drammaturgica forte. E quindi devo avere un inizio, un punto medio e una fine, costellato da approfondisco, guardo il video, ascolto l'intervista, ascolto la musica, ma dentro quel mio percorso io devo avere un incipit che mi faccia entrare anche a livello emotivo, empatico, dentro il film, e deve essere pensato come un film. Devo dargli la possibilità di navigare a destra manca, ma comunque costruendo una struttura, che sia una struttura in tre atti, che sia quello che volete, ma una struttura che porta un grado di empatia e di coinvolgimento dello spettatore, e poi devo finire. Quelli sono, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista, insomma, degli risultati che poi si vedono, dei web documentari che, insomma, hanno davvero un loro perché. Se no, posso fare appunto un sito internet, un portfolio, ma rimane un po' lì. Nel 2009 inizia a esserci un grado di interattività molto più alto. Questo è un web documentario, anche se la definizione di web documentario, poi se volete la vediamo bene. Comunque, chiamiamola così, fatto dall'ONF Canada, che vi dico, seguitelo, perché la maggior parte delle innovazioni in questo campo vengono fatte da loro. ONF, NFB, Canada. Brava, esatto. E questo forse è il primo web doc in cui si può parlare di user generated content, nel senso che loro hanno costruito un bellissimo contenitore fatto bene a livello grafico, è uno spettacolo, in cui però si chiede all'utente di postare delle foto e dei commenti della propria vista dalla propria finestra, ed è fatto, tutte queste finestre che vedete sono fatte, sono immagini che poi loro hanno rielaborato, ma mandate dagli utenti. E questa è la vera rivoluzione del web 2.0. Te lo dico, window o qualche cosa, adesso poi te lo dico, non me lo ricordo più. iRise, H-I-G-H, Rise. È fatto in maniera molto carina. E in più, questo non è il primo, ma è uno di quelli fatti meglio. Io internauta ho diverse possibilità e modalità per navigarlo. Posso andare avanti a visualizzare le cose per finestre, allora ho lo scorrimento delle finestre, io scelgo quale guardare e quale testo leggere. Posso andare avanti per colore, io posso scegliere un colore e lui automaticamente mi dà tutta una serie di immagini che sono virate su quel colore lì. Posso andare avanti per tematiche. Ecco, lì piccolissime, però vedete tutta una serie di tags, e posso cliccare su quella che mi interessa e andare avanti così. E questo è sempre del 2009, vi ripeto, io qua ho messo degli esempi, potrebbero essercene altri 2000, io ho provato a mettere quelli che sono più innovativi e rappresentativi. C'è questo che non mi ricordo come si intitola, ma adesso verrà fuori il titolo. In
questo in realtà ha una struttura molto basic, è più una, come dire, una mappa interattiva, ma la novità che... questo è sempre off, sto cercando di capire come si intitola perché non me lo ricordo, se no poi lo cerchiamo. È una mappa interattiva nel quale... Ok, Bear 71. Nella quale io posso navigare, posso andare a cliccare a destra, a sinistra, a guardare, approfondire. Ma ci sono due cose fondamentali che mi preme sottolineare. La prima è l'introduzione. Allora, è una mappa interattiva, ma lo spettatore, l'internauta entra qui dentro, ha un titolo e poi c'è un video. Questo video fa sì che io spettatore venga coinvolto. Allora io non apro, una roba secondo me di cui tener conto spesso, io non apro una roba e mi si dice clicca di qua, clicca di là, clicca di su, clicca di giù, perché lì magari non c'ho voglia, perché dovrei, non c'ho tempo, devo andare, mi voglio bere il caffè. E invece io non ti dico niente all'inizio, ti faccio vedere un video, tra l'altro fatto molto bene, io qua l'ho interrotto, dura di più, e in quel modo lì ti ho messo te spettatore dentro un film, e allora a quel punto io ho voglia di andare a cliccare e scoprire, perché mi dà tutto quello che mi può dare un film, che è molto diversa appunto da quello che è un sito internet in cui ti dico vuoi vedere questo, vuoi vedere quello? No, io ti sto mettendo dentro un'atmosfera e ti ho catturato, è difficile non essere catturati da un'introduzione del genere. A quel punto, io qua avevo fatto una simulazione di percorso, a quel punto io ho questa grandissima mappa, rispetto a dove clicco mi si aprono delle spiegazioni, io ho un testo in una voce voice over che mi racconta tutta una serie di cose, ma nel frattempo posso cliccare su diverse parti della mappa e lì vedrò quali animali ci sono in quel punto, che cosa succede, quell'animale che caratteristiche ha, eccetera eccetera. Ma soprattutto, questa è forse la prima volta che succede, non importa se ne è già andata l'immagine, io posso attivare la mia webcam. Allora lì di nuovo un grado di interattività e di partecipazione dell'utente enorme. Qui è molto formale, cioè alla fine dentro un progetto del genere chi se ne frega di avere la webcam, è più una strategia per coinvolgere un target più giovane che ha bisogno di dire sto partecipando, ci sono lì dentro lo schermo. Se io attivo la mia webcam, rispetto agli utenti che sono collegati, io vedo la mia immagine, che posso, devo dare l'accesso, il permesso, eccetera, eccetera, ovviamente, vedo la mia immagine in quel punto e vedo l'immagine che stanno mandando tutti gli altri internauti in quel punto lì. Appunto, qui è più una cosa, diciamo, un giochino strategico. In alcuni web documentari quella cosa diventa invece fondamentale, pensiamo a alcuni web documentari sociali in cui dico delle stupidaggini, ma io voglio capire in quest'aula, voglio fare un web documentario su quest'aula e sulle diverse persone, sulle motivazioni che spingono le persone a venire qua, eccetera eccetera. Se io in una roba del genere ci metto che voi potete entrare con la webcam, lasciare il vostro commento, lasciare il vostro video, la vostra immagine, a quel punto diventa una cosa strutturale e sostanziale del mio contenuto. 2010 c'è il boom, Prison Valley. Prison Valley, guardatelo, non vi posso dire più di tanto, guardatelo, studiatelo, analizzatelo. E si assiste davvero alla rivoluzione dell'utilizzo del web 2.0 sui video, si assiste davvero a un sfruttamento del web 2.0 in maniera consistente, ed è forse la prima volta in cui il web documentario esiste nel mondo, nel senso che
la stampa parla di questa forma comunicativa, insomma, con un certo impeto e inneggiandola parecchio. Questo guardatevelo e studiatevelo tanto se vi interessa questa cosa. Dopo il 2010 non vi ho messo niente, perché dopo il 2010 siamo noi, ovvero tutte le varie innovazioni sono già state più o meno messe. È il momento di utilizzarle al meglio. Allora, io ho avuto iRise, in cui l'utente può spedire i contenuti e vedo una serie di finestre. Ho avuto Bear71, in cui io ho la possibilità di utilizzare la webcam per partecipare. Ho avuto Voyage au bout du charbon, che è il primo web documentario della Honky Tonk, che è la casa che ha sviluppato il software Clint, in cui io ho una struttura drammaturgica e io, internauta, sono chiamato dentro il web documentario in qualità di giornalista. C'è una finzione del genere all'inizio, e posso decidere se andare a fare l'intervista al capo dei minatori piuttosto che al minatore stesso. Voyage au bout du charbon, aspetta che da qualche parte ce l'ho. Bravo, yes. Comunque su Transmedia lo trovate. Questo è uno dei primi web documentari in cui appunto si utilizza una struttura drammaturgica forte e si chiama lo spettatore. Non importa, voi segnatevelo, poi ve lo guarderete. Ve lo racconto. Voi da... Ma forse ce l'ho qua, aspettate. Vediamo se ce l'ho qua già. Aspetta. Dove sto andando? Ok. Qua c'è una simulazione di navigazione. Io entro. Ho la possibilità di visualizzare la mappa. Mi si dice, tu sei un giornalista, devi andare in giro a vedere quali sono le condizioni di lavoro dei minatori in Cina. E per cui prendo il treno e viaggio e arrivo lì. E a quel punto posso decidere se andare appunto a parlare col gran capo che gestisce i minatori in Cina, piuttosto che andare dentro le miniere e vedere quali sono le, insomma, appunto, le condizioni di lavoro pietose dei minatori. Mi viene da farvi una parentesi rispetto a questo: man mano che mi vengono in mente delle cose ve le dico, anche se pensavo di lasciar da parte tutta sta roba, ma ho capito che forse è un po' necessaria invece. Con Voyage au bout du charbon per me c'è la dimostrazione del fatto che con questo tipo di modalità comunicativa si può parlare veramente di tutto, su due livelli. Uno, a me personalmente Elena non è mai interessato, ma non perché, però non mi sono mai detta, adesso proprio vorrei scoprire, nella mia vita mi manca capire come lavorano i minatori cinesi, non è mai stato un pensiero. Con questo tipo di narrazione io me la sono guardata tutta, è stato per me molto interessante vedere come, perché è un tipo di narrazione davvero accattivante, per cui riuscite a raggiungere un target di persone che non sono sensibilizzate per forza su quell'argomento. Ovviamente se uno vuole fare una ricerca, allora è tutto più facile, però riuscite a raggiungere molte più persone rispetto al tipo di comunicazione che fate. Rispetto a un sito internet o a un libro, io non mi sarei mai comprata, ammetto, un libro che parlasse di queste cose qua, eppure mi sono guardato tutto il web documentario e adesso delle nozioni in più ce le ho, e anche delle emozioni in più ce le ho. E la seconda cosa che è fondamentale è questa, e speriamo che continui a essere così vista l'aria che tira, però se io
voglio fare un documentario e voglio venderlo in televisione, in Italia ancora di più, parlando delle, in maniera anche scomoda, delle condizioni di lavoro dei minatori cinesi, piuttosto che di alcune tematiche un pochino, insomma, pesanti e un pochino scomode, non lo venderò mai alle televisioni italiane, mai. A meno che io non abbia la volontà di piegarmi a tutta una serie di cose, di ammorbidire il tiro su tutta una serie di cose. Con il web documentario io posso dire quello che voglio, io lo metto su internet. Difficilmente poi la stampa online mi comprerà il contenuto, ma tanto difficilmente ve lo comprerà comunque, quindi non è una grossa perdita. Questo davvero secondo me è uno dei valori aggiunti. Il fatto di poterlo fare tra l'altro in economia, perché ci vanno delle immagini strepitose con dei girati allucinanti, quindi io spendo molti meno soldi per dire delle cose che catturano un target che magari un saggio di 200 pagine non raggiungerebbe, e per dire delle cose che possono essere scomode allo scenario sociale e politico italiano e non solo. Questi non ve li faccio vedere, sennò ci perdiamo troppo tempo. Un altro che ve lo dico solo che dovete assolutamente vedere, perché è stato, vabbè, un secondo, gli altri no, ma questo è un secondo, Gaza Sderot. Anche questo ha avuto un grandissimo successo. Dal mio punto di vista è un pochino limitato dal punto di vista delle potenzialità di un web documentario, nel senso che sfrutta una struttura molto da sito internet, però è molto interessante, e questo è uno degli esempi grazie a cui si può dire che davvero con il web delle robe possono essere raccontate. E metto un ulteriore asterisco, un altro valore aggiunto del web documentario, del web reportage, è il fatto di poter essere un work in progress perenne. In un documentario io lo faccio, lo impacchetto, e una volta che l'ho impacchettato, quello è. Se io un domani voglio rimetterci mano, devo fare un altro film, è un'altra cosa. In un web documentario non è così assolutamente, nel senso che se io voglio fare un'inchiesta giornalistica, per esempio, un conto è se voglio fare una fotografia, diciamo così, di una determinata situazione in quel momento, e allora lo faccio, lo impacchetto, è finito, lo metto sul web, arrivederci, grazie. Un conto è se io voglio parlare di una situazione che dura nel tempo, mi viene in mente l'idea che hai avuto tu, Marco, se io voglio fare una roba che dura nel tempo, io posso metterlo online oggi, impacchettato, finito, strutturato, bello, ma poi posso continuarlo facendo davvero pochissimo sforzo, utilizzando pochissimo tempo. Il pochissimo tempo è il tempo di montare delle nuove sequenze, è il tempo di far sì che si carichi di nuovo, ma basta metterlo e dirgli ricaricatelo di nuovo tutto la notte, il mattino dopo il contenuto, l'evoluzione del contenuto è già online, e questa è una roba, secondo me, un valore aggiunto non indifferente, soprattutto appunto se uno vuole pensare al panorama sociale e di inchiesta, perché tante volte quello che è interessante e quello che forse non fanno i giornali è raccontare una storia. Allora faccio la fotografia dell'oggi rispetto a questa determinata situazione, ma quest'oggi ha un prima e ha un dopo, e nel giornalismo, forse un giornalismo di un certo spessore dovrebbe raccontare il prima e il dopo. Col web documentario si può in maniera snella, e si può anche ovviamente far sì che io posto il mio contenuto, poi gli utenti mi raccontano il loro punto di vista, la loro storia, mi mandano le loro immagini, i loro testi, tutto quello che vogliono, e io posso aggiungerli al mio web documentario. Posso far sì che queste cose vengano immesse immediatamente, nel momento in cui l'utente le posta, io le vedo e ce le ho online.
o posso far sì che questi contenuti che mi postano gli utenti diventino degli stimoli tali per cui io posso continuare il mio web documentario. In questa seconda versione una cosa che vi dico di vedere, che è fatta in maniera molto semplice ma ha avuto un estremo successo e ha portato alla ribalta un tema veramente molto poco toccato in maniera approfondita in Italia, e il progetto di Next New Media che si intitola Inside Carceri, in cui si racconta la situazione carceraria italiana come io credo non è mai stata raccontata, Tiziana e Andrea di Next New Media hanno, attraverso altri canali che non sono stati quelli diretti di io utente posto un contenuto e quel contenuto viene messo lì, ma sono stati dei, diciamo così, degli stimoli mediati da loro, ma ricercati, per cui loro hanno iniziato questo web documentario e man mano le persone hanno iniziato a scriverli, a postare su Facebook piuttosto che su altri canali, e hanno iniziato appunto a scrivergli delle robe, a segnalargli delle situazioni, a dire ma guarda che è successo questo, quel detenuto, storia vera, si è impiccato ieri, quello che avevate voi filmato si è impiccato ieri, venite a fare qualcosa. E allora loro sono partiti e sono andati di nuovo in questo carcere a... lì c'è stata una mediazione, cioè questa persona ha scritto a loro, guardate che è successo questo, non si vede questa comunicazione nel web documentario, ma è stata colta come stimolo per andare a fare un altro pezzo di web documentario, e questa cosa secondo me è veramente una roba, un valore aggiunto. Boh, visto che non ho più voce, se ci sono domande fatemele. Non vi addormentate, vi prego. Nico. La domanda è quella che penso abbiamo fatto un po' tutti quanti tutti i giorni. Cioè, alla fine il ritorno economico dove potrebbe stare? Oh, che ne so io. Andare a fare le formazioni a Bari. No, ascolta. Allora, è difficilissimo. È difficilissimo nel senso che le testate italiane sono veramente molto chiuse su questo, e quando tu riesci a trovare un canale da bucare in questo senso, comunque i soldi che tu guadagni sono, cioè, dai 1.000 ai 2.000 euro, non di più, e questo è il Corriere, perché Repubblica, Il Fatto, manco quello. Ci sono dei, cioè una del web documentario, esatto, ma spesso vogliono l'esclusiva e ti dicono 1.200, e tu 1.200 obiettiva, cioè un conto se hai fatto una roba così, se ci hai lavorato e presumibilmente si spera che ci hai lavorato con un'equipe, con 1.200 ti vai a mangiare poi la pizza con l'equipe, e quindi in Francia abbiamo degli esempi, ieri avete avuto, è un'altra roba, anche se anche lì hanno delle difficoltà, ma è un altro mondo, noi siamo in Italia, non ce lo dobbiamo scordare, quindi o provare a interfacciarsi all'estero, però allora ci devi mettere pure le spese di un traduttore. Pubblicità sicuramente, quindi trovare degli sponsor privati. Quella forse è l'unica possibilità di questi di Next New Media di cui parlavo prima, Inside Carceri, l'hanno dato a Repubblica a gratis, e Repubblica ha avuto davvero, perché essendo un tema così caldo, così interessante, ha avuto un picco di perché per loro quello che era, loro era il primo prodotto che facevano. Brava. Perché io sono grazie alla visibilità, faccio il video grazie alla visibilità, c'è tutto gratis, è un problema italiano questo. E no, sicuramente trovare degli sponsor, questo è il mio punto di vista, ma
trovare un progetto europeo nel quale una parte è il web documentario. Allora io trovo un finanziamento europeo su un'altra roba che sia di innovazione tecnologica, soprattutto oggi, mi viene da dire, più che sul il sociale, qua, quelli proprio lasciate sta. No, magari voi riuscite, però è veramente dura. Ma trovare una roba che è molto più, che sembra più lontano dalle proprie corde, uno dice io sono un artista, io sono interessato al giornalismo, va bene, ma cercate dei finanziamenti europei all'interno del quale poter introdurre anche una parte di contenuto creativo, ma che di base pare essere ed è anche magari uno studio di innovazione tecnologica per implementare non so quale aspetto del web, dell'interattività, eccetera, eccetera, rivolgendosi in Europa. L'altra cosa è trovare qualcuno che, prima dicevi le macchine agricole, Nico 1, dicevi la gestualità agricola, il cambio, allora trovare un'azienda che abbia voglia di pubblicizzare il proprio lavoro, ma non ti faccio la pubblicità come sono bello, ma creando appunto un web documentario in cui io ti racconto l'evoluzione dell'agricoltura, in cui ti racconto la trazione animale, in cui ti racconto tutte queste robe qua, e c'ho il mio logo, e quindi io divento in Italia quello che sensibilizza, io azienda divento in Italia quello che sensibilizza rispetto a queste tematiche, e allora l'azienda magari non tanti soldi, ma sempre di più le campagne pubblicitarie si stanno spostando più che sullo spot, su insomma una consapevolezza del branding di un altro tipo, e quindi forse battere su queste cose qua. Allora a me interessa appunto l'agricoltura, la trazione animale dell'agricoltura, io vado dall'azienda e gli dico io ti faccio questa roba qua, un sito web fatto così, in cui poi c'è il tuo loghino, però tu spacchi in questo modo qua. Questi sono i due modi che a me vengono in mente per... Sì, no, dunque, diciamo che un terzo modo ce l'ho illustrato Pietro Gagliano, mm-hmm. Che è una maniera ovviamente molto più fondata sul Canada, gli Stati Uniti, che sono più business oriented di noi, no? Però diciamo che da quello, l'esercizio che abbiamo fatto la settimana scorsa anche di... Cioè, la settimana scorsa, il sabato, abbiamo fatto un esercizio di pensare un progetto vendibile a qualcuno. Una maniera di pensarla è anche quella, per esempio, allora, innanzitutto, come diceva Elena, di inserire il web documentary in una cornice. Cioè, non si fa, sicuramente, non si propone all'azienda, guarda, vi realizzo questo web documentary, lo mettiamo in vendita a 5 euro e non se lo compra nessuno. Però, invece, quello che si può fare è, per esempio, noi l'esercizio che abbiamo fatto era... quello di inventare un'idea da proporre alla web TV, la F, che desse quindi la maniera che vendesse loro l'idea di valorizzare i loro asset. Sai che la TV web, la F, nasce da una joint venture, diciamo, tra la Repubblica e il Cricket Network. Poi non è solo web, è anche digitale. È anche digitale. Allora, se siccome le aziende stesse si stanno in un certo senso transmedializzando, intendendo il concetto di transmedia in maniera molto più lata. L'idea a monte di questo gioco era perché non provare a convincere queste aziende che loro possono valorizzare gli asset che già hanno, quindi non devono investire una lira. Per esempio, gli asset della Feltrinelli sono le librerie Feltrinelli sparse in Italia, e inventare magari, che ne so, un gioco sulla scorta di quelli che ci aveva fatto vedere Pietro Gagliano. Quindi una specie di reality show, per quanto la parola suoni veramente bruttissima, okay? un'aberrazione, però diciamo, se uno riesce a togliere, diciamo, queste, un reality show può anche essere inteso come una cosa neutra che spinge gli utenti a, che ne so, relazionarsi meglio ai libri, fa promozione di libri, contenuti, eccetera eccetera. E in fin dei conti, diciamo, l'aspetto di reality show c'è anche nel fatto che gli utenti, persino in progetti seri come per 71 Prison Valley, diciamo, si sentono un po' di giocare col, no? Cioè,
reality show, cioè la parte del genere secondo me che è quella che vediamo in televisione del Grande Fratello, però nasce da un impulso positivo, cioè la voglia di partecipazione del pubblico, ok? Secondo me è su quello che si deve giocare. Quindi magari utilizzando, appunto, presentando il web documentary in questa maniera, io faccio una cosa partecipata, non necessariamente di contenuto basso, ma appunto, non so, facciamo fare un gioco dai lettori, li facciamo affezionare a un certo tipo, insomma, quella pure è una strada percorribile. Assolutamente sì, di nuovo mi viene da legare a questo discorso. Ho parlato di testate giornalistiche, ma per deformazione in realtà si può pensare anche alle televisioni, visto che hai detto reality show mi è venuto in mente, dico anche sempre in Italia televisioni, chiedere soldi alle televisioni è veramente un'impresa impossibile, ma ci sono dei casi di molto virgolettato successo, dico molto tra virgolette semplicemente perché poi anche lì i soldi sono sempre veramente pochissimi e lo sforzo per raggiungere le persone adatte e per contrattare una roba decente sono veramente immensi, uno quasi ci perde più tempo di quanto ci guadagna. Però ci sono degli esempi, allora la Zenith Arti Audiovisive di cui parlavamo ieri sera ha fatto ultimamente questo cultural shock, per il quale riuscite un web documentario, ma non è vero, però chiamiamolo così, che insomma con appunto il reality show ha molto a che vedere ed è riuscito a venderlo alla televisione, a guadagnarci dei soldi, a pagarsi alcune spese grazie all'intervento di Rai Educational, e che forse è uno dei pochi canali a cui forse potete indirizzarvi in maniera un pochino più insomma fattibile, ed è proprio un reality show in cui di base su internet sono stati lanciati una serie di contest a cui gli utenti dovevano rispondere per riuscire poi a vincere un viaggio che doveva essere fatto da un italiano e uno straniero che viveva in Italia nel paese d'origine dello straniero. Gli utenti postavano attraverso la webcam la propria presentazione, gli altri utenti votavano, chi otteneva più voti tra un italiano e uno straniero vinceva il viaggio, e allora si partiva e c'era tutta la descrizione del viaggio, insomma le riprese di questo viaggio, adesso non mi ricordo più chi ha vinto, dove sono andati, e molto reality show. Però forse attraverso questa roba, che da un lato è un po' così, dall'altro lato sono riusciti comunque a raccontare dell'integrazione, della non integrazione, di cosa significa un viaggio, di cosa significa tornare nella propria terra d'origine, di cosa significa non esserci più, dei sogni dei giovani, tutto ovviamente rivolto a un target molto giovane, di cosa significa, insomma, tutte queste robe qua. Quindi si possono anche trovare delle forme che sono più accettabili dalla televisione italiana,